sono nato per questo. Giovane re, perché dovrai cambiare adesso? Pagato caro. Album Dark Polo Gang, Trap Lovers. Sono rimasto piacevolmente sorpreso. Come sapete non sono un amante della Dark Polo, non coltivo troppo la loro musica, però me l'ascolto perché comunque è una cosa che va, è una cosa che comunque va al passo coi tempi, è sempre cultura bene o male. Sono rimasto piacevolmente colpito da tre tracce in particolare. Una è Casper, l'ho trovata molto innovativa, mi piace molto il sound, mi piace molto il mood. La seconda secondo me in assoluto è Cambiare Adesso, che è la prima, parte subito una bomba. E poi ho trovato anche Baby Che Noia, tralasciando il fatto che in ogni canzone vengono veramente ripetute le solite cose, è quello, ci siamo abituati alla Dark Polo Gang, non è una novità. Ho trovato l'album molto più commerciale, sicuramente è un passo avanti rispetto a Twins dell'anno scorso, perché Twins dell'anno scorso secondo me era un flop assoluto, proprio flop. Questo invece è un album che può andare veramente tanto, non è un album che mi riascolterei, è comunque un album ripetitivo, però sono stati affrontati dei suoni assolutamente che mi hanno colpito un sacco. Casper secondo me è spaziale, Cambiare Adesso probabilmente la traccia più commerciale del disco, sono quasi convinto. A molti ho visto che è piaciuta Splash. Splash, a me a dire la verità, non mi ha dato una grande impressione. Sì, magari stanno bene sulla traccia, però sinceramente non... Boh. Ah, un'altra che secondo me spacca è Toy Boy è veramente al bacio. Sicuramente questo è un album diverso rispetto agli altri, perché c'è un'influenza da parte anche Ponici, si vede che c'è una produzione dietro un pochino più seria rispetto agli altri progetti della Dark Polo Gang, assolutamente. Sicuramente l'incontro avvenuto con Fedez ha dato una svolta al loro progresso, al loro percorso. Mi spiace che Silent sia stato completamente escluso da questo progetto, però giustamente il loro percorso deve andare avanti. Ho trovato Sick Luke molto migliorato, non migliorato nel senso che non avesse le capacità prima, assolutamente no, le aveva assolutamente anche prima, però l'ho trovato molto più vario. Le basi di Sick Luke solitamente si riconoscono subito, non ci vuole un cazzo a riconoscerle. Qui probabilmente ci metterei un po' di più a riconoscere una base se non ci fosse il tag di Sick Luke. In questo album ci sono delle note alquanto innovative. Come ho detto precedentemente, Casper a me ha fatto impazzire. Che dire, è un progetto che ovviamente andrà, perché la Dark Polo Gang abbiamo visto quanto è influente nel nostro mercato, quanto realmente riesce sempre a spaccare. Avrei preferito in un album del genere forse qualche feat in più, perché secondo me ci sono artisti molto validi in Italia o magari anche all'estero che potevano stare su queste tracce in un modo molto molto fico. Però capisco molto bene la voglia di volersi risaltare, voler risaltare questo trio. Abbiamo soltanto un feat con Mambo Losco che sinceramente non mi ha fatto impazzire, ma perché a me personalmente Mambo Losco non piace tantissimo, con rispetto. Sinceramente mi aspettavo un album del genere, mi aspettavo un album molto più complesso, e qui c'è molto più lavoro rispetto secondo me a tanti altri album mixtape della Dark Polo Gang. Secondo me questo è un album sicuramente da 7/8/10, prendete però il mio giudizio con le pinze, perché comunque non sono un estimatore della Dark Polo Gang, quindi album sicuramente da godersi in macchina con gli amici, non è un album da ascoltarsi da soli, a parer mio, questo non è un album da ascoltarsi da soli perché ti lascia poco o niente, al massimo ti può dare un po' una carica. Raga, fatemi sapere cosa ne pensate di questo album, fatemi sapere cosa ne pensate di questo nuovo percorso della Dark Polo Gang, io vi invito a lasciare un like, un commento, ci becchiamo ad un prossimo video, mi raccomando passate ai miei social, Instagram e tutti quanti. That's better.